Negli episodi precedenti di Sta Cosa. Ma avevo fatto una serie per lo sponsor. Ma che davvero? Il prode Dodò, dall'alto della sua sanità mentale, era in viaggio per il cosmo in veste di star pubblicitaria interplanetaria quando... Eh? Chi ha spento la luce? Yeah, un'altra creatura qui con me! Che gioia, che giubilo! Io sono il grande Pzur! E sono ormai miliardi di gigagag che abito questo buco nero, senza tempo né spazio, completamente solo. Sono così felice che tu sia qui. Ma la pizza ce l'avevi almeno? No, la pizza non ce l'avevo. Mamma mia, che schifo essere te. La solitudine mi stava mangiando le psicocarni. Per fortuna sei venuto a salvarmi, oh sceno pupazzo. Finalmente avrò qualcuno con cui parlare. Sì, sì. Quindi, fammi capire. Questo sarebbe il tuo punto nero? Buco nero. Si dice buco nero. E dove la tieni la spirulina? La cosa? Ma questo è il paradiso! Non ci sta nessuno qui! Manco un commercialista! Qui nessuno potrà venire a romperci le balls! Dai! Ammazziamoci di porno e serie TV! Lontano dal giudizio della gente! Ma come? Io speravo finalmente di poter parlare con qualcuno. Che palle parlare! Vediamoci Baywatch! Ma io... Dov'è la TV? Non ce l'ho la TV. Cioè, fammi capire, sei vecchio, vivi in un punto nero, senza pizza, povero come la merda e sei pure senza TV. Ma sei una monnezza, bro! Si dice buco nero. Vabbè, va! Meno male che me ne porto sempre una dietro. Ma come... E comunque, oh pupazzo, qui non piglia mica la TV. Qui piglia solo Radio Maria. Per tua fortuna la mia TV prende ovunque! E sai perché? Non lo so! E comunque io non voglio vedere la TV, voglio solo parlare! Perché io sono ambasciatore di NordVPN! Con NordVPN puoi vedere tutto quello che ti pare da qualsiasi piattaforma, di qualsiasi singolarità, di qualsiasi punto astrale! Perché NordVPN se ne fotte del tuo punto nero, hai capito? Che so, vuoi vederti Netflix Messico? O Telecapri? O Cerignola 7? Con questo pigli quel che ti pare pure da qui, hai capito? Ma io voglio solo parlare! Puoi connettere fino a 6 dispositivi diversi ed avere browser a velocità aumentata! Usando il link in descrizione puoi avere 2 anni di abbonamento super scontati! E se dopo 30 giorni non sei soddisfatto, ti rimborsano pure! Hai capito? Pelato nel punto nero! Ah? Hai capito? Creatura, mi hai appena fatto capire che la solitudine è una felicità sottovalutata. Ah! Ma dove mi ha sparato quel coso? E tu cosa diavolo saresti? No! Ciao, io sono Gennaro. E questo sarà il giorno della mia vendetta. Hanno osato darmi del verme perché nudo striscio sul nudo mondo, disprezzandomi per le mie fattezze a loro dire volgari. Ma oggi... Oggi dimostrerò a tutti di cosa sono capace. Finalmente metterò in atto il mio piano... No! Che cazzo, no! Ritornerò! Ehi, la ciurma! Bentornati sulla nostra vile imbarcazione, dove la natura diventa tragica commedia. O comica tragedia. Io sono il dottor Barbascura Arx, il lato oscuro della divulgazione scientifica, e bentornati a Scienza Brutta, dove oggi affronteremo un tema a sangue freddo. Letteralmente. Come qualcuno di voi saprà, è ricominciato su D-Max il mio programma Micromostri con Barbascura X. Nella prima puntata abbiamo parlato del camaleonte, però io sento di avere ancora tanto da dire su sto coso. Ed è per questo che siamo qui, per esagerare, per raccontare di più su questa mala bestia, ma nel solo modo in cui lo potremo fare. Male! Agli occhi sbigulini da fattone, una pelle che è stata concepita da un clown sotto acidi, la sua coda prensile a forma di psicovortice ha ispirato l'acconciatura della principessa Leila, a zampe a trinciapollo, cammina a cazzo di cane e la sua lingua pare una catapulta. Insomma, una sola domanda mi scorre densa nelle vene. Che cazzo è sto coso? Sono indeciso se si tratta di una pattumiera animale o di un eroe innovatore. La vita del camaleonte è ricca di segreti e magiche avventure. Più di quanto tu potresti immaginare. Innumerevoli i suoi nemici. Vieni qua, stupidacqua, che ti strangolo! Con un innato spirito artistico. Con un ritmo nel sangue. Ma pur sempre in grado di emozionarsi anche delle piccole cose. Uiii, che belle le bolle, uiii! Una cosa è certa, quest'animale mi rende confuso. Non ci credete? Ecco a voi una mia foto da confuso. Ma quello non sei tu! Il termine camaleonte deriva dal latino e lo si può tradurre come leone che striscia sulla terra. Nonostante uno non strisci sulla terra ma prevalentemente vive sugli alberi, e due più che un leone pare Steve Buscemi. Nah! I nomi li danno i naturalisti, che volete da me?
Saranno confusi pure loro. Si pensa che i camaleonti siano evoluti più di 50 milioni di anni fa, quando una lucertola di nome Rita si accoppiò con Teo Mammucari. Ma io non ci credo. Stando ai miei archivi pirata, il camaleonte è apparso quella tragica notte in cui l'evoluzione si è ubriacata male. Mi scusi, sta bene? Quanti gettoni evoluzione hai, figliuolo? No, guardi, sto a posto. Volevo solo sapere se servisse aiuto. Vabbè, faccio io. Che vuoi, ah? Lo vuoi il pelo sulle gengive? O vuoi uno sparacalabroni sulle ginocchia? No, guardi, davvero, anche perché non ho gettoni evoluzione qui. Quindi. Dimmi un po', giovanotto. A te piace Steve Buscemi? Beh, non saprei, ma non so cosa. Perfetto! Ah! Cosa mi ha fatto? Aiuto! Aiuto! Mi hanno evoluto! Non ero consenziente! Aiuto! Chiamate qualcuno! Oh cazzo, mi sa che mi sono scordato di nuovo le orecchie. Purtroppo era tristemente vero. Così come accadde per i serpenti, i camaleonti non ricevettero orecchie esterne, né padiglione auricolare, né relativo foro. E che sfiga. Tuttavia possono percepire frequenze sonore tra i 200 e i 600 Hz, così almeno possono percepire da dove provengono le bestemmie altrui. Beh, dai, allora. Se vi chiedessi però di chiudere gli occhi e di immaginare un camaleonte, come ve lo visualizzereste? Ecco, in genere immaginereste una roba del genere, vero? Eh? Sì, lo so. È esattamente quello che vi stavate immaginando. Ho uno stile fotorealistico che spacca. Ma bisogna avere più fantasia. Ci sono un sacco di specie di camaleonte al mondo. Rigorosamente una più confusa dell'altra. Lui, ad esempio, è uno dei più grandi in circolazione e a giudicare dal suo sguardo non ti sopporta. Lui, invece, sembra concentrato nel non cagarsi addosso. Lui dice le bugie, mentre lui pare una foglia preoccupata dalla vita. Questo, invece, è palesemente una motosega. Lui ha un cappello da papa, è il famoso Papa Leonte. Ah? Mentre questo ha detto vaffanculo al mimetizzarsi, voglio essere bellissimo. Lui ha sbagliato camicia e lui, quando gli hanno chiesto che colori voleva, ha risposto sì, questo c'ha i problemi di postura, questo invece è saggio. È saggio. Non lo so, ma a me sembra saggio questo qua. Guardatelo mentre pensa alla crisi in Medio Oriente. C'è un camaleonte per ogni gusto della tua vita, per ogni luogo, di ogni lago, di ogni mario. Tipo, oggi che camaleonte vuoi? Quello confuso o quello più confuso? Li abbiamo tutti, li abbiamo. E non vi ho detto di quelli con le corna. C'è sta uno che a un certo punto ha detto io voglio un corno in faccia, ma poi è arrivato un altro e ha detto e io me ne faccio due, tiè. Allora il primo era scioccato, solo che poi si è presentato sto qua, che ne aveva tre. Ma siamo pazzi? E poi non si sa perché si sono messi tutti a ballare e io non ci sto capendo più niente. Insomma, sti qua sono davvero tanti, quindi basta pensare a sta roba. Basta pensarci, o il suo sguardo finirà per tormentare i vostri sogni. Davvero, basta guardarlo, o quando meno ve lo aspettate. Vi avevo avvisato. Ecco come immagino la vostra faccia adesso. Nah. Sono state scoperte più di 200 specie di camaleonte al mondo, ma circa la metà di esse si trova in Madagascar. Qui! E attenzione, quando dico che sono state scoperte più di 200 specie al mondo, intendo dire che quasi sicuramente là fuori ce ne sono ancora alcune di cui ignoriamo completamente l'esistenza. Pensate che nel 2012 dei ricercatori si erano proprio messi alla ricerca nelle foreste del Madagascar di nuove specie sconosciute, quando ad un certo punto si imbatterono in lui. Vi presento Brucchesia micra, il camaleonte più piccolo del mondo. Guardatelo che carino sulla punta di un ditino. Come scrissero i suoi scopritori, ci aspettavamo di trovare qualche nuova specie, ma non esattamente il camaleonte più piccolo al mondo. E mi sa che manco lui si aspettava di essere trovato. E chi lo trova questo? Questo si perde da solo. Pensateci, nonostante tutti i mezzi al momento a nostra disposizione, non ci eravamo mai accorti della sua esistenza prima del 2012. Immaginate quanto ne soffra la sua autostima. E questo senza considerare che nel 2021 se ne è scoperto uno ancora più piccolo, il Brucchesia nana. Compare, ma come cacchio si faceva a vedervi? A parte che sti nani volevano essere originali, a differenza degli altri non cambiano quasi per nulla colore, ma per di più, in genere i camaleonti sono amanti degli alberi, no? Sti nani no! Hanno deciso che la maggior parte della loro vita loro volevano passarla sul terreno, nascosti tra le foglie. E per farlo meglio, paraculi come non mai, nel corso dell'evoluzione hanno selezionato dei tratti tali da somigliare ad una foglia secca. Compare, ma con tutto il rispetto, come si faceva a trovarti? Pensate che i maschi di queste specie sono lunghi sui 2 cm, ma le femmine devono per forza di cose essere un pochetto più grosse, sui 3 cm, poco meno. Perché altrimenti non hanno nemmeno lo spazio per produrre le uova. Comunque capiamoci, non è che loro sugli alberi non ci salgano proprio, ci salgono, in genere per dormirci, anche se non vanno oltre i 10 cm di altezza, di solito. Ma la cosa che fa ridere è che nel caso in cui si dovessero sentire in pericolo, si bloccano, chiudono gli occhi e si fingono un rametto. Ma se questo non dovesse bastare, in casi estremi, si lasciano proprio cadere. Tanto sono così piccoli che cadono in mezzo alle foglie e... perso, andata, non lo trovi più! Un po' come quando mi cadeva della roba a terra sul pavimento di casa di mia nonna. Persa per sempre. Ho perso dei cugini così. Oh, si ride e si scherza, ma non dimenticatevi che là fuori pare il Bronx. Oggi sei predatore, domani panino.
Qui ad esempio siamo in Sudafrica, dove vive un serpente che gli anglofoni chiamano comunemente serpente zebra. Grazie alla lingua ha percepito l'odore di un camaleonte e ora lo sta cercando. Guardatelo come si nasconde. Ho visto scene simili in Tom e Jerry. Mimetismo perfetto, amico. Purtroppo questo predatore caccia con gli odori più che con la vista. Insomma, puoi pure nasconderti, però. Ti vedo i piedi. Cazzo. Ed è per questo che appena può fugge via come uno che si è cagato addosso. È pur sempre un camaleonte, mannaggia la miseria. Purtroppo c'è poco da fare. Ehi, non si avvicini, mi gonfio, Ah, ora sono giallo e gonfio, sono grandissimo. Le conviene non avvicinarsi, sa? Conosco pure il karate. Ah, si avvicina. A suo rischio e pericolo però, Ma che fa, mi bacia? Ma non mi ha detto manco come si chiama. Ah, mi bacia! Ma che sei scemo? Sei scemo? Cazzo! 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 Non era un bacio, cazzo! Non era un bacio, questo è pazzo! Io ti ammazzo! Ti ammazzo! Purtroppo per lui, quello era un bacio velenoso. Al serpente non resta che aspettare. E poi ingollarselo come un'aspirina. E vabbè, vorrei potermi dire che i camaleonti almeno sugli alberi siano al sicuro, ma in realtà i predatori sono ovunque. Natura matrigna. Non ci si può distrarre un secondo che ti mena. Appena ti distrai questi ti ammazzano. Resta il fatto che si sono perfettamente adattati alla vita sugli alberi. Ad esempio le loro dita sono sminchiate e fuse. E quindi adesso pare che hanno due dita a zampa. Con su una 3 artigli e sull'altra 2. Diventando di fatto una specie di pinza da alberi. Oh, un Playmobil. Grazie a quelle lui ha una presa sicura. Ma no! Anche la posizione delle loro zampe è inusuale per i rettili. Vedi? Sul varano sono di lato. Su di loro possono posizionarsi sotto il corpo, in modo da camminare agilmente anche sui rami più sottili. Vaffanculo. Nonostante questo, pare che non ci abbia un cazzo di voglia manco di camminare. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, sì, quasi, fatto. Inutile che ve lo dica, ma fa così per cercare di imitare il movimento delle foglie al vento, nella speranza che nessuno lo noti. Il risultato però è che pare che si è scordato come si cammina. Indovina che sono? Sono una foglia. E questo cos'è? Buono. Tu ridi e scherzi, barba scura, però ci sono degli animali che i tratti dei camaleonti gli piacciono talmente tanto che si sono evoluti per copiarli. Questi sono i falsi camaleonti, infatti. Fanno parte della famiglia degli Anolis e quindi non sono veri camaleonti. Infatti non hanno la lingua che spara, non hanno le dita fuse, non hanno la coda arrotolosa, ma hanno comunque gli occhi indipendenti. Possono cambiare colore a seconda della situazione, come stiamo vedendo adesso tra questi due esemplari. Tendono a mimetizzarsi sui rami e passano la maggior parte del tempo ad aspettare una preda. Infatti si sono evoluti per mangiare soprattutto lumache. Non so se si nota, ma ne ho un altro qua dietro. Non gli piace proprio se gli tocco. A questo punto abbiamo fatto conoscenza con questi cosi confusi. Direi che è giunto il momento di addentrarci un po' più in profondità nella nostra narrazione e scoprire quanto è profonda la tana del biancameleonte. Leviamoci subito il dente parlando della cosa più scandalosa di tutte. Ma quanti di voi hanno detto che il camaleonte cambi colore per mimetizzarsi? Era una balla! Ma come no? Che non lo sapevi? Questa bufala sarà dura a morire. La vostra infanzia, ma anche la mia, è stata una menzogna. Capiamoci, i camaleonti cambiano colore. Ma non è che se li metti su una scacchiera diventano un pedone. Cambiano colore in base al proprio stato d'animo, per comunicare con gli altri, o come risposta a stimoli esterni. Un po' come te che diventi rosso quando ti incazzi, blu se stai soffocando con la mozzarella, grigio se sei morto, giallo se sei cirrotico, o verde se hai bevuto troppa acqua del Tevere. La mia vita è stata una menzogna. Certo, comunque una menzogna meno grave della scritta due porzioni sulla scatola di tortellini. Stupido Carletto, non mi sarei mai dovuto fidare di lui! È la seconda volta che i sofficini mi mentono! Il sorriso con la forchetta non esce mai! Non esce mai! E dire che avremmo dovuto capirlo che cambiò colore per mimetizzarsi era una frottola! Guardate sto coso! Su cosa cacchio vi starebbe mimetizzando secondo voi? Sulla giacca di Margioglio? Al carnevale di Rio? E internet non aiuta, sapeste quanti video fake di camaleonti che cambiano colore ho trovato in giro? Beccatevi questo, che cammina su quelle che credo essere delle cover dei telefoni. Strisce gialle, poi viola, no, e poi grigio, wow! Ma ha cambiato colore in modo naturalissimo che quasi quasi avrei voglia di prendere a sassate sulle gengive che ha prodotto sta roba! Non vi piacciono le cover? Ma c'è pure la camminata sugli occhiali da sole. Color correction, portami via. Bro. Il peggiore in assoluto, però, è quello dove cambia colore su una banana, poi su delle fragole, poi su un telo blu. Qui il colore si diffonde nel camaleonte a contatto. Manco si stia beccando una malattia brutta, brutta che si diffonde nella pelle. Qua hanno saturato così tanto il colore che se guardi sto video per più di 30 secondi ti si sfondano le retine.
Tanto i coglioni erano già belli che sfondati. E questo che roba è? Il camaleonte RGB? Che versione di Photoshop gli hanno installato a questo? La versione extra confusion? 14 milioni di visualizzazioni, porco di quel cane! Chi mette in giro sti video, ah? Diego Fusaro, Mario Giordano, Red Ronnie? Quando vedo queste cose mi viene voglia di fustigarmi sulle gonadi tribalmente. Che i camaleonti cambiano colore è vero, è un fatto risaputo, ma non è che sono dei cacchio di semafori! E decisamente non cambiano colore per mimetizzarsi. Né tantomeno a contatto, come se stessero ammalando di qualcosa, che cos'è? E poi cosa ne sarebbe di un camaleonte se fosse daltonico? Per dire, molti camaleonti appaiono con colori chiari quando sono rilassati e scuri quando si sentono stressati o in pericolo. Il cambio di colore è qualcosa di innato per loro. Guardate sto tizio, è appena uscito dall'uovo e già cambia colore. Evidentemente sarà già preoccupato per le tasse. Altri cambiano colore per cuccare. Oh, lo so, sempre là andiamo a parare, però che vuoi farci? L'amore è una cosa seria. Per esempio, la femmina di camaleonte comune ha delle vivide macchie gialle quando è pronta ad amare. Dopo aver consumato, il suo colore cambia e diventa più scuro, che sta a comunicare ai maschi della zona che devono tenersi alla larga! La bottega è chiusa! Ormai è fecondata, non c'è bisogno più di niente. Non di te, almeno. No vabbè, mo non è che piangi, dai. E non è interessata, e fattene una ragione, orsù. Questa femmina, ad esempio, qui è rilassata, qui leggermente stressata, e qui super stressata e gravida. Infatti, se zoomate, sulla pelle c'è scritto proprio Kitammu. Ciao Barba Scura, ti spiattello in faccia un camaleonte che cambia colore. Vara, guarda che casino, abbiamo fatto un casino per filmare sta cosa, però siamo riusciti con una femmina, è riuscita a cambiare colore, guarda. No, aspetta, va sotto, poi dopo... Sopra si perde. Attenzione, guarda che cattiveria! Guarda che cattiva! Ho paura. Adesso me ne vado a gambe levate. Ho un sacco di paura. No, se ne va lei. Come non detto, ciao. D'altro canto, pure i maschi hanno bisogno di comunicare cose. Quando si sentono esuberanti, che proprio hanno solo un pallino in testa dell'amore, della strubale lombare, non è che abbiano tutto sto interesse nel mimetizzarsi o nel passare inosservati, ma l'esatto opposto, si colorano a festa, mettono gli abbaglianti, le frecce, pigliano il megafono e urlano donne, turutù, è arrivato l'arrotino. Ed ovviamente i colori ricoprono un ruolo importante anche nelle lotte tra maschi, perché so che uno non se lo aspetta, ma i camaleonti si menano, se si menano. Questo è quel che succede in Madagascar quando due maschi di camaleonte pantera, uno dei più grandi al mondo, si incrociano per strada. Fanno brutto, subito, a testate proprio. Esagerati. In questi casi è importantissimo il rosso sulla testa per intimorire l'avversario. Si combattono a spintoni, testa a testa. E la miseria. Madonna, e che è una teiera. Spintoni, insulti alle mamme e tanto rancore. Alla fine però uno dei due l'ha vinta e l'altro decide di... buttarsi dall'albero? E vabbè, ma mi pare un po' eccessivo. Bravo, scappa, scappa! Chi è il campione del mondo, eh? Sì, ringrazia che oggi ho un dolorino al tallone che altrimenti... Sì, so troppo forte! I camaleonti sono animali solitari e territoriali e odiano gli altri camaleonti. I camaleonti sono nemici per natura, come i camaleonti e gli scozzesi. O i camaleonti e i calabresi. Dannati camaleonti! Hanno distrutto i sofficini! Essendo molto territoriali, quando due maschi si incontrano, si incazzano proprio. E il colore in ciò ricopre un ruolo importantissimo. Ma il ruolo del colore sembra essere anche più importante di così, dato che, a quanto pare, in base ai colori, si possono addirittura prevedere gli esiti degli scontri. Questo è stato osservato in una ricerca del 2013 dell'Università dell'Arizona, dove i ricercatori hanno organizzato 45 combattimenti clandestini tra camaleonti velati. Ora, nei combattimenti sti cosi non solo si gonfiano per sembrare più grandi, ma si fanno apparire anche delle vistose fasce colorate sui lati. Ma a quanto pare gli scontri venivano vinti praticamente sempre da quelli che riuscivano a far apparire questi colori in modo più sgargiante e soprattutto più rapido. Il rancore dei camaleonti è un problema che conoscono bene quelli che detengono camaleonti in teche, a casa. Se c'è troppo riflesso c'è il rischio che il camaleonte pensi che il riflesso sia un altro esemplare e si mette a fare brutto a se stesso in pratica. Vabbè. Compare, te la devi finire, ma che? Ma come fanno a cambiare colore? Qual è il loro segreto? Ecco, vediamo perché è interessante. Anche perché un tempo si pensava che la cosa fosse abbastanza semplice, ma a costo coso le cose non sono semplici mai. Mai. I camaleonti hanno sulla superficie della pelle diverse cellule chiamate cromatofori, contenenti diversi pigmenti di colore chiamati melanosomi. Come accade anche per altri animali, controllando la distribuzione di questi pigmenti, si pensava che potessero effettivamente modulare anche il colore della pelle. E questo si credeva fin quando dei ricercatori dell'Università di Ginevra nel 2015 non hanno deciso di rovinare la festa a tutti.
Maledetti saputelli bastardi. Si è scoperto che sotto queste cellule ci sono altri due strati di cellule, chiamate in questo caso iridiofori. Ed il primo strato di iridiofori, a quanto pare, è il vero responsabile del cambio di colore. Queste cellule contengono al loro interno dei cristalli di guanina di dimensioni nanometriche, 130 nanometri circa. Non entro nel dettaglio perché ci sono dei fenomeni di meccanica quantistica in gioco, ma vi basti sapere che in base a quale sia la spaziatura tra questi cristalli, loro saranno in grado di rispedire all'esterno, e quindi al nostro occhio, dei fotoni di una certa lunghezza d'onda, quindi colori diversi. Facciamo un esempio scemo scemo. Partiamo dal presupposto che in genere il colore di fondo della pelle del camaleonte è giallo. A questo punto supponiamo che il camaleonte sia bello rilassato. Quando è in questo stato, questi cristalli negli iridiofori sono tutti belli vicini, impacchettati, con poco spazio tra di loro. A causa di ciò, quando verranno colpiti dalla luce, rifletteranno un colore blu, che mischiandosi con il colore giallo farà arrivare al nostro occhio un bel verde. Che di base non è una cattiva idea. In genere, se stanno sugli alberi, così dovrebbero passare abbastanza inosservati. E se invece il camaleonte per qualche ragione eccitato o incazzato? In questo caso i cristalli si distanziano e questa volta riflettono una luce rossa, che al nostro occhio arriva come un arancione brillante. Insomma, in soldoni, in base a quanto sono distanziati questi nanocristalli, lui riflette colori diversi. Ad esempio, questa è la disposizione dei nanocristalli in un camaleonte bello rilassato, mentre questa è la disposizione in uno eccitato. Vedete come sono più distanziati? E così, in questo modo, gli iridiofori possono riflettere dal blu al verde, al giallo, al rosso, con ovviamente tutte le gradazioni intermedie nel mezzo. E questo effetto è visibile anche in caso di compressione della pelle. Tu premi, i nanocristalli si avvicinano ed ecco qua che succede. Bello, eh? Per di più, sto coso può diventare blu. Attenzione, sta cosa è importante. Il blu è un colore estremamente raro in natura. I pochi animali che ce l'hanno lo ottengono non con un pigmento apposito, ma proprio grazie a meccanismi come questi, basati su strutture nanometriche, con cui sminchiano la luce. Tu pensa quanta tecnologia sia stata spesa dietro a sto fattone! E smettila di mangiare a bocca aperta, che schifo! Barba Scura, ma avevi detto che c'erano due strati di queste cellule? Il primo serve al colore, e il secondo invece? Ottima domanda, mio piccolo delfino curioso. Il secondo strato si pensa che serva per la termoregolazione. Infatti quei cristalli riflettono principalmente radiazioni UV, quelle ultraviolente. Dato che il camaleonte passa un fottio di tempo alla luce del sole, invece di assorbire quelle radiazioni altamente energetiche che produrrebbero calore, le riflettono su Marte. E questo è qualcosa di fantastico. Ci sono addirittura dei camaleonti che modulano il proprio colore della pelle proprio per decidere quando scaldarsi o quanto. Vedi, da quando l'ho tirato fuori è diventato quasi bianco con quel fondo rosso che sta cercando di minacciarmi. Ogni volta che magari lo tocco e si spaventa un pochino, pompa fuori più colore. Vedi che adesso il camaleonte è diventato completamente nero. L'abbiamo lasciato da solo un attimino e è tornato a essere nero. Prima era completamente bianco perché ci voleva spaventare, adesso è nero perché voleva prendere un po' di caldino. Il camaleonte del Namakland, ad esempio, è un camaleonte africano che da grande voleva diventare un pannello solare. E c'è riuscito! A differenza dei suoi amici, lui non vive tra gli alberi, ma tra le dune del deserto. E lì canta come un ossesso. Quando è spaventato diventa nero e si gonfia e spalanca la bocca in atteggiamento di minaccia. Vi sentite minacciati adesso? Ci stiamo caccando sotto! Guarda che minaccia. Quando arriva il giorno, lui è così stanco e rincoglionito che non riesce nemmeno ad allungarsi per mangiare. Ti capisco, compa. Senza caffè la mattina non si inizia. Essendo un rettile, ha bisogno di sole, ma in Salento non lo vogliono per qualche ragione. Quindi che fa lui per riscaldarsi? Assume una colorazione più scura e nel frattempo espone il fianco al sole. Poi se ne rimane lì, immobile. Ve l'ho detto che era un pannello solare sto qua. Assorbe quanto più calore possibile. Gli ci vogliono circa una o due ore per ricaricare le batterie. Solo a quel punto diventa più chiaro, così evita di continuare. La sua giornata inizia e puoi tornare a rivolgergli la parola. Insomma, i camaleonti sta abilità del cambio colore la sanno usare bene, ma non per mimetizzarsi consapevolmente come si pensa. Non è una roba come i cartoni animati che in base a dove li metti questi qua spariscono. Eppure qualcuno di bravo nel mimetizzarsi esiste davvero. Lui, ad esempio, è il camaleonte nano di Smith. Guarda là, che mostro nell'imitare i tronchi. E fa bene a nascondersi, considerando che uno dei suoi predatori è una verla. Non sapete cosa sia una verla? Beh, diciamo che sono anche chiamati uccelli impalatori. Quando una verla preda, impizza le sue prede a mo' di spiedo sui rami acuminati, rovi, spine, per poi mangiarsele con calma nei giorni a venire. Si chiama verla perché è figlia di p***o, suonava male. Senza contare, mi porto ancora dietro i traumi del bosco piccolo, mannaggia miseria! Insomma, meglio non farsi vedere da una verla. Cosa che tra l'altro non è facile, dato che c'hanno una vista da paura. Quindi bravo compare, siamo tutti con te, resta là, non ti muovere proprio per piacere. Ma analizziamo un altro superpotere di sticosi. Che dite?
Gli occhi di sti cosi sono talmente sminchiati che mi viene l'epilessia a guardarli. Possono muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, 90 gradi in verticale, 180 in orizzontale, quindi potenzialmente hanno 360 gradi di capacità visiva. Questo può guardarsi il culo senza manco muovere la testa, ma ce ne rendiamo conto? Questo sì che è un superpotere. Inoltre, secondo alcuni, potrebbe avere la migliore amplificazione visiva tra i vertebrati. Riescono a identificare una preda anche a 10 metri di distanza. E questo perché, mentre noi altri stronzi abbiamo le lenti visive convesse, loro ce le hanno concave. Insomma, hanno barato. E comunque quanti cazzo di gettoni evoluzione hanno speso sti qua? Quanti? Le loro palpebre, per di più, sono fuse, lasciando solo un piccolo orifizio nella pelle, appena sufficiente per la pupilla. Anche se così, mettersi le lenti a contatto è un casino, compà. Così è come la mia terrazza appare attraverso i miei occhi, così è invece come la terrazza apparirebbe se fossi un camaleonte. Non ci sto capendo un cazzo! Per fortuna non sono un camaleonte. Sai che casino intrattenere una conversazione altrimenti. Ma sono andata 20 volte, gli ho chiesto di parlare e niente, non riesco proprio... Oh! Oh, ma mi stai ascoltando? Sì. Tuttavia, quando si preparano a colpire le loro prede, entrambi gli occhi punteranno nella medesima direzione, in modo da prendere bene la mira. Ed è per questo che, se fossi in voi, inizierei a preoccuparmi. Non potevamo non parlare della cosa più pirotecnica di sto affare: la lingua. Un'arma impropria di distruzione di massa che, guarda, proprio non me ne faccio parlare, signora mia. Cristo santo, ma lo ha sbrindellato sto qua con la lingua! Ma è una botta di lingua mostruosa! Quando li baci la francese, che fanno? Ti leccano il buco del culo. Vabbè, io sono una mantide che me ne porta a me! Chiamate i pompieri! La lingua del camaleonte non conosce pietà, non fa prigionieri! No! Perché a lui non gliene frega una ciola! Lui si fotte pure le prede degli altri, camaleonte bullo maledetto! Ci sono persone che li hanno fatti giocare a bowling. Perché? Qualcuno potrebbe spiegarmi? Che cazzo? Lo so cosa vi state domandando, chissà cosa prova un camaleonte! Ebbene, oggi, grazie ai potenti mezzi della tecnologia pirata, lo scopriremo. È una strana sensazione di potenza che ti permea nelle ossa. Non è andata come penso. Wow! È un potere troppo forte per un singolo uomo! La lingua dei camaleonti può essere scoccata ad una potenza mostruosa, per non parlare della lunghezza, che generalmente raggiunge due volte la lunghezza del loro intero corpo, rendendoli di fatto in proporzione i vertebrati con la lingua più lunga al mondo. Che poi capiamoci, pure noi esseri umani a volte facciamo cose spettacolari con la lingua. Certo, non così pirotecniche. Anche se una volta avevo trovato su internet qualcuno che... Però pure questa è pilota. La lingua dei camaleonti è costituita da una complessa combinazione di ossa, elementi elastici e muscoli. Senza contare ovviamente quella saliva super viscosa, schifosa che si ritrovano. Una roba più densa del miele, circa 400 volte più appiccicosa della nostra saliva. E che schifo. Che bello. Quella saliva serve ad acciuffare le prede, che già non è una cosa normale. Ma a questo si somma il fatto che nel mentre si ripiega, quasi a formare una manina, e secondo alcuni potrebbe applicare anche una sorta di aspirazione, con cui trattengono con ulteriore forza le prede. Che bello! Anche se io l'ho convinto che pure qua ce n'era uno. No, decisamente no. E che schifo! Se poi parliamo della velocità, è peggio, molto peggio di un cartone in faccia di Mike Tyson. Un caccia militare ha un'accelerazione di 9G, la lingua di sti cosi arriva pure a 41G. Eppure a qualcuno di loro questo non basta. C'è chi riesce a superare queste performance. E la cosa più incredibile è che si è scoperto che sono proprio le specie più piccole, quelle più devastanti. Ecco uno dei pochi casi in cui la regola della L si applica sul serio. In uno studio condotto sul camaleonte dal naso a rosetta, sì, si chiama così, e io non c'entro, si è visto che spara la lingua con un'accelerazione di 264 volte maggiore della gravità terrestre. Per capirci, se fosse un'auto, potrebbe accelerare da 0 a 100 in un centesimo di secondo. Gli ci vogliono 20 millisecondi le sue povere vittime per finire male, malissimo. E questo senza contare che a lui, la lingua, si allunga ben due volte e mezzo il suo intero corpo. E dire che pure questo
Non parevano male. Una simile velocità però richiede una quantità incredibile di potenza, molto maggiore di quella che si potrebbe ottenere con normali muscoli. Quindi come fanno? Questo è un camaleonte che è stato sottoposto ad un processo chiamato diafanizzazione, che consente di vedere perfettamente la posizione delle sue ossa e di molti tessuti. Vedete quella roba bianca che pare un goldone infilato male? Quella è la lingua in posizione di riposo, pronta a caricarsi a molla. Infatti in questa zona si trova una guaina a forma di elica fatta di tessuti fibrosi elastici a base di collagene. Una vera e propria molla di 10-15 giri tra l'osso di ancoraggio della lingua e il muscolo di accelerazione alla sua base. In altre parole, come una catapulta! Quindi come funziona? Quando è pronto a colpire, i muscoli alla base dell'osso della lingua si contraggono e creano un rinculo elastico. Ma non funziona solo come una molla, eh. Nel venire rilasciati spremono pure la lingua come spremi un tubetto di dentifricio, per intendersi. Il risultato è un'accelerazione mostruosa. Insomma, non è una potenza di muscoli, ma di fisica. Sto qua, pare un fattone, ma studiato. Purtroppo c'è anche chi non ha capito come si usa. A malincuore vi presento la storia di Alfonso, il camaleonte rincoglionito. Alfonso, il camaleonte rincoglionito! Boom! Dai, Alfo, dai! Ma che cazzo fai? Ci sei quasi, dai! Non essere confuso, la devi mangiare, la devi mettere in bocca! Ma Cristo sa... Ah, e dai! Oddio, e questo cos'è? Ah! Ah! Aiuto! Ah! Chiamati i pompieri! Alfo, ma sei scemo? È il tuo cibo. La blatta prova in tutti i modi a farsi notare, ma niente. Alfonso è terrorizzato dal cibo. Dai, Alfo, dai, almeno questo. Ma porco cane, hai preso la sabbia? Sta mangiando la sabbia? Forse è per pena che la preda prova lei stessa a mettersi nella sua zampa. Ma Alfonso è più scemo di uno sgabello scemo? Dai, Alfo, dai, ti prego. Dai, dai, sì, sì. Ma no! Ma di nuovo i sassi? Ma te la devi smettere? Ci riprova, dai! Dai che l'hai preso! Niente. Niente. Sì, sì, dai, dai, così. Dai che ce la fai. Bravo. Ma che problemi c'hai? In un disperato tentativo di dare dignità a questa disperazione, gli mettono un sacco di ulteriori prede nella teca. Lui risponde a ciò fuggendo come se la sabbia si fosse tramutata in lava, ma non ci si vuole arrendere. Provano a mettergli pure altre prede. Lui però non sembra meno confuso e... Porco il polonio, Alfo! Mi stai facendo venire una cirrosi così. 39 milioni di tentativi, ma alla fine ce la fa. Ce la fa! Io gli organizzo una festa a questo! Felici del successo, l'idiota che ha girato questo video ha pensato bene che fosse una buona idea far piovere un mare di blatte. Alfonso è terrorizzato. Oh, che oh! Le piaghe d'Egitto! Che oh! Tiratemi fuori di qui! Tiratemi fuori, l'ho detto! Il cibo mi si ribella! Sembra disperato, vuole fuggire! Che cazzo! Che oh! Tiratemi fuori di qui! Tiratemi fuori, l'ho detto! Il cibo mi si ribella! Allunga le braccia al cielo, ma viene imbarazzantemente ricoperto da un mare di blatte. Il suo panico e terrore è palese. Alfonso, cosa cazzo fai ora? Non è un cappello quello, imbecille! Quanti tentativi fallimentari ti ci voglio per mangiare? Ti devo procurare una forchetta, ti devo procurare? E levati quel coso dalla testa! No, no, no! Che ridere, eh? E se vi dicessi che avete appena assistito ad un abuso in piena regola e che io mi sono appena comportato da bullo? In sto video il povero Alfonso era palesemente terrorizzato, le prede erano troppo grandi per lui, la situazione era tutta sbagliata, ci sono tantissimi video così su internet degli immortali. Quindi insomma, Alfo, scusami. A ben vedere non sei tu il rincoglionito qui, ma il tizio che ha girato sto video. Parliamo d'amore, va, che altrimenti qua muoio dentro. Siamo in Madagascar. Again. Lui è un Furciver Labordi ingrifato sulle tracce di una signorina. Ecco la signorina. Per assicurarsi di essere sulla direzione giusta, lecca il ramo. Lecca il ramo. Il che è abbastanza inquietante però. Ma ovviamente lì c'è già qualcuno. E che palle. Ora gli tocca pure menarsi. Si gonfia e... Oddio, ma è piattissimo. Ovviamente si mette di lato il paraculo per sembrare più grande. Ma che, gli fa male la gola? Vuoi la caramella? La miseria, ho capito, ho capito. Era per minacciare. Ok, scusa, scusa. I due si corrono incontro. Cioè, letteralmente, proprio si corrono incontro. Io non ho mai visto un camaleonte correre così veloce. E poi... Ma si baciano? Si sono baciati? Ammazza, oh, colpo di scena. Non me l'aspettavo. All'altro però non è piaciuto e quindi si butta da... Si succede. Vabbè, ma mi pare un po' esagerato. Perché vi buttate tutti dall'alto? Non ho capito. Sì, ho capito, sei fortissimo. Bravo, bravo. Finalmente raggiungi la sua bella e... E che cazzo, pure tu? Ma che problemi avete tutti? Lui sembra un po' imbarazzato, sta dicendo... Oh, scusa, va bene, ok. Quei colori di lei potrebbero indicare che sei già accoppiata. Insomma, basta camaleozzo per lei. Niente. Mi scusi, signorina, ma a lei mi piacerebbe molto. Anzi, moltissimo.
Ma dove va? Purtroppo lei non può perdere tempo dietro a sto deficiente. Per questa specie, la femmina depone le uova e dopo muore. I maschi comunque non campano molto di più, perché questa è una specie sfigata, vive solo nelle stagioni umide, ma soprattutto perché la vita è una merda. Non siate tristi, per la specie umana non è molto diverso. Alla fine il concetto di amore eterno l'abbiamo inventato in un'epoca in cui si moriva a 20 anni. Perlomeno a qualcuno è andata meglio, Vabbè. La nascita di un camaleonte è drammaticamente simile alla nascita di un mostro. Alcuni di loro sono ovipari, cioè depongono le uova, ma altri sono ovovivipari, cioè le uova si sviluppano e restano all'interno del corpo della madre fin quando non sono pronte a schiudersi. E solo in quel momento... Questo serve sia per proteggere la prole dai predatori che da altri pericoli, come Paola Barrale, per dire. Non si sa mai. Pare che usi il guscio come una copertina, sto qua. Che schifezza. Nonostante questo, esattamente come fanno le galline, in molte specie le femmine di camaleonte producono anche uova non fertili. E questo è un problema, perché qualcuno se le porta a casa, ma non sa che sono femmine, non si accorge che sono femmine. E che succede? Che non le mettono a disposizione un posto opportuno dove deporre le uova, e lei semplicemente si riempie e poi muore. Livello finale di stitichezza. Appena nati, i camaleonti sono già indipendenti e soprattutto già si odiano. Escono già affamati e partono subito alla ricerca di cibo per i cazzi propri, da soli. Ed è per questo che, dipende dalla specie, ma circa 1 su 30 soltanto sopravvive. Non vogliono nessuna relazione nemmeno coi genitori. È come se appena nati urlassero: non sei la mia vera madre! E se non gliene frega un cazzo della loro stessa madre, figurati quanto gliene fotte di te. E così arriviamo alla fine di questo nuovo magico viaggio insieme, attraverso il disagio e la confusione animale, che non so perché somiglia sempre più ad un viaggio in bicicletta in cui ti sei dimenticato il sellino. Certo, avrei ancora tantissimo da raccontarvi, come il fatto che tra riscaldamento climatico e deforestazione quasi il 40% dei camaleonti è a rischio estinzione, che in Madagascar, la patria di molti listicosi, la situazione è drammatica, e che dagli anni 50 si calcola che quasi la metà della copertura forestale sia stata abbattuta. Ma direi che sto video è già abbastanza lungo, e se continuo a parlare, come minimo mi denunciate per sequestro di persona. Sempre in gamba, pirati! Noi ci vediamo presto, sono in arrivo un sacco di novità che definirei inusuali. Ma se siete iscritti a questo canale sapete perfettamente che non importa cosa accadrà, noi saremo sempre qui, insieme, a navigare sulle tortuose acque del disagio, prendendo a cannonate sta vita de merda, a botte. Di scienza brutta. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. Ex! Gran belle bestiacce questi camaleonti. Ma non lasciatevi trarre in inganno. Anche loro hanno i problemi. I problemi grossi. C'è chi non riesce ad arrivare a fine mese. Chi è caduto vittima di una società difficile e crudele. Ed è per raccontarci questa amara verità che oggi, qui in esclusiva assoluta a Micromostri, ospiteremo la testimonianza di uno di loro. Ho il piacere di presentarvi un vero camaleonte pentito. Salve e benvenuto. Innanzitutto, grazie per avermi invitato. Mi dica, lei si definisce un camaleonte pentito? Proprio così. Ma in che senso pentito? Vede, lei non sa per quanto tempo sono rimasto sugli alberi. Guarda, le gambe così grandi, le vene varicose, guarda, è una cosa indescrivibile. Capisco, capisco, immagino. Poi tutti quegli insetti uccisi a botta di lingua, guarda, non mi ci far pensare. Capisco, capisco. Senza considerare il razzismo della gente, poi. Razzismo? Esatto. Continuavano ad avvicinarmi oggetti colorati chiedendomi di cambiare colore. E lei cambiava colore? Sì, ma solo perché ero incazzato. Poi un giorno ho realizzato di essere stanco e ho deciso di cambiare. Intendo cambiare davvero. Cambiare vita. Cambiare vita? Ebbene sì. Ho deciso che sarei diventato un cavallo. Oddio, questo non me l'aspettavo. È una cosa incredibile. Facciamo tutti un applauso al nostro ospite per il suo coraggio. Quindi lei ora è un cavallo. Esattamente. E si sente felice? Sì. Mi dica la verità. Devo dire la verità. Io non ho proprio idea di come si faccia un cavallo. Lei non ha idea di come si faccia un cavallo. Ed è diventato un cavallo. Esattamente. Credevo che sarebbe stato semplice. Credevo che sarebbe stato bello volare sui tetti, accoppiarmi sulle grondaglie, mangiare piccioni. Aspetta un attimo, ma i cavalli non volano. Ah no? Aspettate un secondo. Ma lei è un impostore. Lei non è un cavallo. Lei è Carmelo l'elettricista. Solo un cavallo. Ma la smetta, portatelo via. Dove eravamo rimasti? Ah già. Ex!